guerra, i nazisti hanno rastrellato il quartiere ebraico. Mio marito, i miei genitori, i miei nonni sono stati portati via con la forza. Sono saltata da una finestra. E cosa ti ha fatto decidere a saltare? È stata la mia zia materna. Lei mi ha avvertita. Mi ha detto che dovevo scappare se fossi mai stata in pericolo. Ed è quello che ho fatto. Non so cosa ne sarà di me. Poche ore ho perso ogni riferimento. Una sola certezza. Oggi è il 14 agosto 1944 e ho fatto 12 giorni tra viaggi, mezzi e attese per arrivare qui, a Ravensbrück. Siamo finiti a mano nostre, non a uomini. Nell'istante in cui fummo obbligate a deporre i vestiti, perdemmo anche ogni rapporto col mondo esterno. Il nostro corpo non ci apparteneva più. Si vede la luce da fuori. Sei impazzita. Non si spegne la candela. Siamo ebrei anche noi, non devi dimenticartelo mai. In questa condizione di prigioniere, non dimenticarsi delle proprie tradizioni assume un significato molto importante. È un gesto di ribellione contro la ferocia nazista. È un atto di resistenza che ci fa sentire ancora vive. Siete impazziti tutte. Forse non ce la faremo. Ma almeno moriremo da donne. E da ebree. E non da donne senza nome. Siamo di numeri, siamo di numeri, siamo di numeri. Senza nome. Siamo donne senza nome. Abbiamo perduto il nome. Abbiamo perduto il nome. Abbiamo perduto il nome. Bianca Maria. Abbiamo perduto il nome. Basta, non farti del male. Basta, calmati, colla. Stai calma. Io lo so che hai paura. Che sei spasata, sopraffatta. Ma l'unica maniera per mantenere la nostra identità è rimanere unite. Mi denunciate? E che cos'è che denunciate? Che ho rubato delle pezze che avete rubato voi in sartoria prima di me? Oppure denuncio io il vostro piano di fuga? Così vi fucilano insieme a... Ma come siamo diventati? Come l'SS?
Volete creare il terrore denunciandovi l'una con l'altra? Non vi sono bastate le decine di delatori? No. Allora che senso ha stare qua, a resistere, a soffrire, se siamo diventate così disumane? La soluzione non è denunciarci l'una con l'altra. Perché non ci hai detto che sei incinta? Non ti fidi di noi? Però come al solito, ci trascina con sé nei suoi guai. Se le SS scoprissero che ti stiamo aiutando a nascondere le gravidanze, ci ammazzerebbero tutti! Allora non mi aiutate. Tanto lo so da tempo di essere da sola. Niente mi impedirà di mettere al mondo il mio bambino. Du bist nur ein dummer Jude. Du bist ein Niemand. Ich kann dich töten, wann immer ich will. Il fatto è che l'ebreo per il tedesco non è un semplice strumento di lavoro. È lui stesso la materia prima. Stupide bocche inutili. Così ci definiscono.